E adesso una domanda da parte di Nicola. Questa è una domanda che riceviamo spesso e credo che non abbiamo mai dato una risposta abbastanza al punto, abbastanza chiara, abbastanza soddisfacente, diciamo. C'è sempre qualcosa che manca e adesso vediamo se riusciamo oggi, perché è una domanda difficile che non ho sentito mai da parte di nessun predicatore una risposta buona. Quindi da parte di Nicola, lui dice: ciao a tutti, avrei una domanda su una frase di Timoteo 1, alla fine recita 1 Timoteo 2,15: la donna sarà salvata partorendo figli. La mia domanda è: perché la donna sarà salvata partorendo figli? Anche la mia domanda è la stessa, Nicola. Infatti io voglio sapere. Sì, tu quanti figli hai, Angela? Io ho molti figli nello spirito. Sì, qui parla però materialmente. E lo so, dice partorendo. Tu sei mai stata incinta? No. Niente? No, no. Quindi com'è che ti salvi allora? La grazia di Gesù solo. La sua misericordia. Sì. Non perché ho partorito. Ma è scritto così chiaro che non si può interpretare in nessun altro modo. La donna sarà salvata partorendo figli. E Nicola dice: a condizione che perseveri nella fede, o come? Non basta credere in Gesù Cristo come figlio di Dio e credere che sia morto per noi per avere la salvezza? Più volte mi avete detto che in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina, però la Bibbia in Timoteo 1 afferma questo, e anche in Genesi la Bibbia afferma la stessa cosa. Ma la salvezza non è per grazia? O è possibile che ci sia un errore di traduzione? Spero tutte le Bibbie traducono lo stesso, quindi no, non può essere quello. Spero di non offendere nessun donna con questa domanda. È solo per capire: in Cristo Gesù non c'è sesso, né età, né ceto sociale, ma vorrei sapere come ragionare su questo soggetto. Grazie, un bacio a tutti. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Va bene, allora, 1 Timoteo 2,15, la donna sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Beh, questa domanda è di chi sta parlando? Vogliamo leggere un po' il contesto? Cioè cominciare un po' prima e anche dopo? Ok. Vediamo un po' su che binario siamo, su che onda siamo, quindi cosa sta parlando, qual è il contesto. Quando una cosa è difficile, sempre andare al contesto e vedere ma di cosa, che non è che si può sempre prendere mezza scrittura e interpretarla. Mm-hmm. Allora, cominciamo dal 9 e vai fino al 15, guarda. Primo Timoteo, lo stesso capitolo? Sì. Primo Timoteo 2, 9. Così capiremo il contesto. Allo stesso modo, le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia. Non di trecce e d'oro o di perle o di vesti lussuose. Ok, 14. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia, sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Tuttavia, sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Con modestia. Va bene, va bene. Leggi anche, guardi, tre capitoli più avanti, primo Timoteo 5, capiamo un po' meglio di cosa sta parlando Paolo. Vai, primo Timoteo 5, verso 3. Ok. Primo Timoteo 5, 3. Onora le vedove che sono veramente vedove. Verso 6. Ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Quindi, attenzione, qui Paolo di nuovo torna sul soggetto delle donne. Mm-hmm. Sappiamo che Paolo era molto, cioè, le donne gli davano un sacco di problemi a Paolo. Lo vediamo a Corinto. Va bene, era un po' delle vedove allegre qui. Cioè. Salta all'11. 1 Timoteo 5,11. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonano Cristo e vogliono risposarsi. E vai al 14. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli,
governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Ok, allora qui si comincia a capire un po' meglio, si comincia a vedere un po' di luce dopo il tunnel. Allora, innanzitutto vediamo qui c'è un'apparente contraddizione, dice, rifiuta le vedove più giovani perché vogliono risposarsi, verso 11. Sì. Che poi però 14 dice voglio che le vedove si risposino, apparente contraddizione, no? Questo cosa ci dice? Hai visto 14? Sì. Che c'è una specie di apparente contraddizione. Perché? Perché quando bisogna distinguere tra la parola, cioè quando è spaccata o quando è invece un discorso, capisci? Per esempio Apocalisse 13 dice tutta la terra seguì la bestia e non c'è tempo di spiegare esattamente quanti pentecostali o cattolici non seguiranno l'anticristo, cioè insomma uno deve un po' interpretare a volte, d'accordo? La Bibbia a volte parla così. Allora questo qui è uno di quei casi dove dice le vedove dice sbagliano se vogliono risposarsi, però dopo dice voglio che si sposino, e allora qui bisogna interpretare, perché evidentemente sta facendo un discorso Paolo, non stava lì troppo a essere, e allora cosa bisogna interpretare con l'aiuto di altre scritture, va bene? Allora infatti faremo così. Il contesto di praticamente tutta l'epistola di Primo Timoteo parla di donne che camminano fuori dal Vangelo. Tu leggi tutto Primo Timoteo, parla di quello, che anche vanno dietro a Satana, dice. E seguono Satana. E in questa chiave che si capisce la durezza di Paolo verso le donne di certe chiese, come a Corinto, dicevo, e lui mette le donne sotto la legge a Corinto, fino al punto che dovevano coprirsi il capo, come nella legge di Mosè, va bene? Però vediamo che in altre chiese, come per esempio la chiesa dei Galati, che avevano un problema opposto, Corinto camminavano non solo senza legge di Mosè, ma senza neanche la legge di Cristo. E loro li mettono sotto la legge, non di Cristo, ma di Mosè addirittura, perché è troppo comodo mettersi sotto la legge di Gesù, libertà, eccetera, e tu mi fai cose carnali. E loro li mettono sotto la legge di Mosè. Quando avrete imparato a camminare con la legge di Mosè, copritevi il capo, state zitte, non parlate in chiesa, eccetera, e allora vedremo se siete degne della legge di Cristo, che la donna è uguale, appunto come disse Gai. Galati invece era il contrario, sotto la legge al massimo, innalzare Mosè, Gesù un pochettino, circoncisione, e allora cosa fa i Galati? Ecco che qui è un messaggio opposto del messaggio ai Corinzi, ok? Messaggio di libertà, che le donne sono uguali agli uomini. Infatti leggiamo Galati 5 al verso 3, va bene, se vuoi leggere Angela qui, okay. Parla della libertà. 5, 3, Galati 5, 3 al 6. Galati 5, 3 al 6. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo. Siete scaduti dalla grazia. Attenzione, sta dicendo, voi che volete seguire la legge di Mosè, siete scaduti dalla grazia. E qui molti predicatori fuori binario dicono, ecco, vedi, puoi perdere la salvezza. Non parla della salvezza, sta parlando della grazia. Va bene, la salvezza è una parte della grazia. Grazia comprende tutto. Okay, quindi la grazia può essere, perdo la grazia di fare guarigioni, perdo la grazia di essere felice, perdo la grazia di non fare questi peccati. La salvezza è un'altra storia. Verso 6. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Oh, fortissimo qua. Sì. La fede che opera per mezzo dell'amore. Vuoi avere fede? Cammina in amore. Non cammini in amore, fratello, la tua fede non vale niente. Per avere fede dobbiamo camminare in amore. Poi in Galati 3,28, famoso, dice in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina. Quindi ovviamente non devi coprirti il capo come a Corinto. Non è che la legge del velo valeva a Corinto, non vale da nessuna parte, neanche a Corinto, una volta che le donne hanno capito che devono camminare nello Spirito di Dio. Va bene, oggi ci sono ancora chiese
che ancora devono mettergli il velo in testa, perché, perché tu sei inferiore, sei una donna. Va bene, in quel caso sì, perché erano fuori binario quelle donne. Corinto era un centro, era una Las Vegas, era un centro di lussuria, peccaminoso, eccetera, va bene? Ora, applichiamo a noi questo messaggio, va bene? Ecco, leggiamolo così. In Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, né il coprirsi il capo né il non coprirselo. Mm-hmm. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Mm-hmm. D'accordo? Applichiamola allora a noi. Non conta niente che la vedova si sposi o che non si sposi, si risposi o no, ma è la fede che opera per mezzo dell'amore. Quindi se la vedova vuole rimanere singola e camminare in amore, quindi in fede, va tutto bene. Se la vedova si risposa o il vedovo, va bene? Se cammina in amore, in fedeltà verso il coniuge, tutto bene. Quindi quello che conta è l'amore, la fede. Tutte queste cose vanno e vengono, d'accordo? Sì, allora penso io adesso, tutto quello che dipende è se uno cammina nello Spirito di Dio o no. Perché ai Galati Paolo dà un messaggio di libertà alle donne. Sono libere, non c'è maschio né femmina. A Timoteo Paolo dice un messaggio di regimentazione. Paolo parla alle donne stretto, che non camminano nello spirito, rigido, e dice quelle donne devono dedicarsi alla famiglia, fare figli e non camminare di casa in casa e cercare altre cose del mondo, ma concentrarsi a casa, fare figli, crescere figli, cioè cose edificanti per la gloria di Dio, non perché facendo figli partorendo si salvano, perché così camminano nello spirito, così tornano allo spirito di Cristo. Esatto, bravo, penso che hai capito tutto. Quindi il messaggio non è devi metterti il velo o no, devi partorire il figlio o no, uh-huh, devi avere bambini o no. Il messaggio è devi camminare nello spirito, la fede che opera in mezzo all'amore. Ora ci sono situazioni che una donna non ha figli, va bene? E con questo non vuol dire che non può essere salvata. Cioè Paolo, invece di dire sarà salvata partorendo figli, lui poteva dire tranquillamente sarà salvata ubbidendo al marito, sarà salvata leggendo la Bibbia, sarà salvata essendo fedele, sarà salvata camminando in amore, sarà salvata cucinando da mangiare alla famiglia, rammendando i panni alla famiglia, lavando i piedi al fratello, sarà salvata se non dice bugie. Cioè sta usando il partorire i figli come esempio. Sì. Capisci? Sì, non perché la salvezza è per queste opere. Non è per opere, è sempre per grazia, ma quando uno cammina nello spirito avrà queste opere. Tu incontri uno posseduto, che bestemmia Dio, e tu l'evangelista gli chiede, senti, se tu smetti di bestemmiare Dio sarai salvato. Ma non è mica vero che questo si applica a tutti, perché c'è uno che non bestemmia non è salvato. Sì. Quindi la Bibbia a volte si interpreta in modo diretto, letterale, e a volte si interpreta in modo di parabola. Gesù dice no, non dovete lavarvi le mani, perché quello che entra è quello che esce dall'uomo e non è quello che entra, eccetera eccetera. E cosa vuol dire Gesù non lavati le mani? Gesù sta cercando di predicare che dobbiamo essere sporchi? No. E capisci? È un paragone che Gesù ha usato, no? Perché evidentemente a quei tempi là non c'era carta igienica. Uno che andava al bagno e non poteva sedersi a mangiare con le mani senza lavate. Mm-hmm. Però cosa dice? Sta dicendo Gesù? Ci sono delle situazioni che uno non è andato al bagno, si è lavato le mani. È pulito, però cosa succede? Invece di mangiare subito, ha mangiato dopo 10 minuti, dopo mezz'ora, dopo un'ora. Nel frattempo non si è sporcato le mani. Non è come l'Islam che devi lavarti 5 volte al giorno. 5 volte al giorno devi lavarti, cos'è? Mani anche i piedi, se non mi sbaglio, o mi sbaglio? Non so se anche i piedi. Ma quello perché ai tempi di Maometto vivevo nel Sahara, vivevano nel deserto, polveroso, i piedi si sporcavano, e lavali 5-6 volte sono sempre sporchi. Ma oggi viviamo in una società, uno lavora in un ufficio seduto a un tavolo come così, e i piedi non deve lavare 5 volte al giorno, e neanche le mani, magari deve lavare 10 volte. A volte io vado a mangiare, le mani non le lavo. Perché? Perché non sono stato al bagno, non le ho sporcate, ho toccato solo magari una penna, un pezzo di un quaderno. Le mie mani è già le ho lavate già 40 minuti fa, sono ancora pulite. Va bene.
Quindi non si possono applicare così. Quindi ricordatevi di questa regola. Vabbè. La Bibbia a volte si interpreta letteralmente e a volte si interpreta tramite parabole. Le parabole, come si interpretano le parabole? Si interpretano con altre scritture, non con le opinioni di frate Giuseppe o la sorella Giuseppina, ma si interpretano con altre scritture. Diteglielo questo ai predicatori che predicano la Bibbia, sì, leggono la Bibbia, sì, una scrittura e scrivono due pagine su quella scrittura. Leggono una scrittura e predicano mezz'ora, sì, è basata sulla scrittura, ma cosa accidenti gli hai messo su quella scrittura? 1 Corinzi 3, badate bene a come costruite sul fondamento, su Cristo, dice 1 Corinzi 3. Chi gli mette oro, gioielli, cose preziose, e chi ci mette immondizia, cartaccia, pula? Il giorno del Signore sarà rivelato col fuoco. E quindi tutte le cretinaggine che abbiamo predicato sulla Bibbia, predicato su Gesù, predicato nella nostra chiesa, predicato nella nostra religione, se sono opinioni nostre, saranno bruciate come immondizia. Ma quello che è stato basato su Gesù e che ha continuato a essere su Gesù, ha continuato ad essere la parola di Gesù. Come faccio? Come fa a controllare se quello che continua a predicare sia sempre Gesù? Ti devi fermare ogni 10 secondi, ogni 20 secondi e mettere una scrittura. Deve andare scrittura in scrittura in scrittura in scrittura in scrittura. Stai attraversando un guado, un fiume, ci sono certe pietre speciali dove puoi appoggiare al piede e vai da pietra in pietra, passi il fiume. Quindi quando poi questo è il segreto per predicare mezz'ora, un'ora, due ore senza fermarsi. Qual è il segreto, Angela? Come hai detto prima, leggi una scrittura che non capisci, collegarla ad altre scritture sullo stesso soggetto. Devi basarti sulla roccia. E questa domanda di Nicola deve essere soluzionata così. Il problema è certe predicazioni che sì, predicano una scrittura, sì, si basano una scrittura, ma poi ci costruiscono per un quarto d'ora della loro zucca carnale, della loro mente carnale, interpretazioni carnali. Sì, perché se leggi solo questa scrittura che Nicola ha citato in Timoteo, significa che la salvezza è per opere. Devi fare figli e ti salvi. No, non ti salvi. Quindi non puoi costruire solo su questo. Devi comparare con le altre scritture della Bibbia che dicono chiaramente la salvezza è per grazia, non per opere. Efesini 2, 8 e 9. Sì. Non per opere. Sì, ci sono predicatori protestanti che dicono che Babilonia, la prostituta, è la Chiesa Cattolica. Vabbè, è stata la prostituta, la Babilonia diverse volte, ma oggi come oggi è l'America. Su quale scrittura mi basi che è la Chiesa Cattolica? Non è la Chiesa Cattolica, è l'America che è Babilonia. Va bene? Non hanno scritture, hanno solo questo odio contro i cattolici. E sbagliano. Angela, abbiamo spiegato questo punto? C'è ancora da spiegare qua? No, per me è stato chiaro. È molto chiaro. E quello che è bello è che la spiegazione si trova, la cosa più chiara che hai detto, si trova proprio nella stessa lettera di Paolo a Timoteo, nel capitolo 5, dove dice, verso 14, voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa e non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Perché non erano nello spirito, queste donne devono concentrarsi nella casa, nella famiglia. Quindi devi conoscere bene la parola, studiarla, meditarla tutti i giorni, così che sei in grado di saltare. Quindi saltare dal capitolo 2 al capitolo 5. Quando insegni profezie deve fare sempre questo, saltare da 2500 anni fa Daniele, saltare a 2000 anni fa l'Apocalisse e saltare le profezie di oggi anche, però profezie basate sulla Bibbia. Allora, quindi, al capitolo 5 dice, voglio che le donne si risposino si prendano cura dei figli, collegalo adesso dove dice sarà salvata partorendo figli. Mm-hmm. Poteva dire stirare la camicia al marito, lavare le calze ai bambini, rammendare il pigiama ai bambini, pregare con i bambini la sera prima di dormire. Una moglie che invece di pregare con i figli alla sera va a vedere la televisione, Paolo cosa gli direbbe? Guarda che tu così non va bene, eh? Tu sarai salvata da questi problemi. E poi questa donna la sera non può dormire di notte, il diavolo la combatte. E Paolo gli direbbe, vai a pregare per i tuoi figli e il diavolo non ti combatte. Ma questo non è mio. E dice, questa è la regola. Non è la regola per quella donna. Per questa. Angela, avanti. Sì, e infatti Paolo stesso non era sposato, quindi lui non faceva il matrimonio obbligatorio per tutte le donne e fare figli, perché lui stesso non era sposato. Al contrario, in 1 Corinzi 7 dice, vorrei che tutti fossero come me,
senza sposarsi. Chi si sposa si prende cura della moglie e del marito, non del Signore. E questo qui casca l'asino. Qui casca l'asino. Infatti io e mia moglie, quanti anni hai, Gabriele? 20. 20, ecco, è 21 anni che siamo sposati, io calcolo con lui. La prima volta che ci siamo messi insieme, bang, è rimasto incinta, la prima volta. Ok. E 21 anni, capito, che noi abbiamo messo Gesù al primo posto, ci siamo sposati con Gesù e quindi il nostro matrimonio marcia. Il segreto è sposarsi con Gesù. Amen. Altrimenti noi ci saremmo, avremmo già divorziato diverse volte, capito? Invece no, perché ogni problema andiamo da Gesù. Vabbè, anche perché prima vi siete conosciuti bene per alcuni anni prima di mettervi insieme, esatto. E quindi tu già sapevi che lei è una donna di Dio, che lei segue Gesù, e lei sapeva lo stesso di te, quindi vi siete fidati. Sì, certo, evangelizzatrice, lei evangelizzava, andava, va bene, grazie Signore. Quindi va bene, quindi Paolo, e lui diceva è meglio non sposarsi, dice è meglio non sposarsi, 1 Corinzi 7. Però se vi sposate, ragazzi, come ho fatto io con Deborah, sposate prima nel Signore, prima nell'evangelizzazione, prima nel servizio al Signore, prima nella Bibbia, prima nello studiare la parola, per predicare la parola, ma mesi, anche anni. Si fa presto a saltare a letto e poi saltare all'avvocato, al giudice, al divorzio, alle separazioni. Io prendo un bambino, tu prendi l'altro bambino, tu rovini quello là, io rovino questo qua. Oh, come siamo felici divorziati. Brava. Alt. Pensateci bene. Isacco si è sposato a 40 anni. Ma il matrimonio è... Capisci? È nato Giacobbe, il padre di Israele, dei 12 patriarchi. Un matrimonio benedetto da Dio, una donna fedele, un uomo fedele, grazie a Dio. E si è sposato a 40 anni. Cosa voglio dire? Che adesso fate Giuseppe, io ho 39, devo aspettare, ha detto fate Giuseppe. No, sto dicendo nessuna... Calmati, non andare in discoteca a prendere ecstasy, che devi violentare la donna nel bagno. Non andare proprio. Bevi la Bibbia e quella ti... Va bene, ti calmerà i bollori. Angelina. Grazie Signore, amen. Allora Nicola, scrivici se è stato sufficiente, se è chiaro per te, così puoi rispondere alle donne che ti chiedono come si salvano. E per me ci possiamo fermare qui per oggi. Abbiamo altre domande, ma possiamo rispondere domani. Oggi volevamo chiudere un po' prima. Cosa dici? Sì, perché abbiamo un po' di lavoro da fare. Lavoro spirituale. Quindi fratelli, vi lasciamo anche voi a riposarvi di più oggi. Non vi facciamo lavorare tanto. Quindi Angelo non vi tortura troppo con le sue prediche fino a 3 ore e mezzo, 4 ore. Oggi Angela ha misericordia di voi. No, io nella mia lista avevo ancora 1, 2, 3, 4, 5 domande per oggi. Questa era nelle mie intenzioni, quindi non sono io. È successo così. Grazie Signore. Allora chiudiamo. Allora comunque ci sentiamo domani. Sì. Con delle belle sorprese. Grazie Gesù. Gloria al Signore. Allora, mandiamo 24.000 baci. Amen. Grazie Signore e preghiamo. Domani pregheremo per le guarigioni, vero? Mm-hmm. Sì. Va bene. Allora, domani pregheremo per le guarigioni, però oggi c'è un desiderio.